I fibromi uterini sono stati al centro di un incontro che si è tenuto a Milano per fare il punto sulle malattie e sulle nuove opportunità terapeutiche. Proprio sulla terapia di questi tumori benigni parliamo con la professoressa Alessandra Graziottin. Allora, professoressa, oltre alla chirurgia, che oggi sempre più si cerca di evitare, e agli analoghi del GNRH, esistono altre opzioni terapeutiche per la cura dei fibromi uterini? Fino al 2014, con la prima gazzetta ufficiale che dava l'approvazione di questo farmaco Ulipristal acetato, l'indicazione era il trattamento preoperatorio dei fibromi. E come agisce questo farmaco? Ulipristal è un modulatore selettivo del recettore del progesterone. In termini molto semplici, io spiego ai miei pazienti che gli ormoni sono delle chiavi che si inseriscono sulle serrature che chiamiamo recettori. Quando noi abbiamo un ormone che interagisce con questa chiave, per esempio il progesterone, con il suo recettore, attiva una serie di processi cellulari. Un elemento molto importante da dire è che i fibromi hanno doppi e tripli recettori per gli estrogeni e il progesterone rispetto al tessuto della parete normale, al miometrio normale dell'utero. Allora, che cosa mi fa l'Ulipristal? Interagisce come una chiave nella serratura col recettore del progesterone, ma invece di attivarlo ha un'azione antagonista, cioè lo blocca. Quali sono i vantaggi di questo farmaco? Non c'è più questa sintesi proteica cellulare e quindi il fibroma si riduce progressivamente di volume e arriviamo a una riduzione fino al 67% dopo 4 cicli di terapia. 67% in meno significa che la donna praticamente non ha più sintomi compressivi o sono attenuatissimi, non ha i sintomi sessuali, ma soprattutto il sanguinamento, pensate che è ridotto dell'80% già dopo primi 5-6 giorni di terapia. Come si assume il farmaco? Va assunto entro la prima settimana di mestruazione e lo si prende per 3 mesi di cura, quindi 90 giorni. Dopodiché si fanno 2 mesi, 2 cicli, quindi 2 mestruazioni, senza farmaco, e il farmaco può essere ripreso per altri 3. Questa era la rimborsabilità fino all'ottobre 2016. Oggi i dati di efficacia e di sicurezza hanno portato anche l'AIFA a dare una rimborsabilità fino a 4 cicli di trattamento, ciascuno di 3 mesi e ciascuno che va iniziato nella prima settimana di mestruazione, con 2 mesi di intervallo per ogni ciclo. Quindi alla fine avremo un totale di 18 mesi, perché sono 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, finché arriviamo ai 18 mesi. A questo punto che cosa possiamo notare? Che non c'è più bisogno di intervento chirurgico, perché la donna sta benissimo, perché grazie a questa menorrea ha recuperato rapidamente l'emocromo, la sideremia, la ferritina, e devo ricordare che è importantissimo sapere che il ferro non è solo essenziale per i globuli rossi e l'emoglobina, non è solo essenziale per la mioglobina e quindi le proteine del muscolo, ma è fondamentale per la dopamina, perché è un oligoelemento essenziale per la sintesi della dopamina. Ricordo che la dopamina è presente nell'area appetitiva del cervello, quindi energia vitale, voglia di fare, voglia di lavorare, voglia di studiare, voglia di prendersi cura della famiglia, della casa, ma anche desiderio sessuale. È presente nell'area motoria, nigrostriatale, e la dopamina quindi è principe perché si possa fare attività fisica, movimento, sport, muoversi con gioia e fare tutte le proprie attività con la giusta energia. Ma è anche presente nell'area del pensiero logico lineare, ed ecco perché quando noi abbiamo un buon emocromo, un buon livello di sideremia, abbiamo anche un pensiero logico migliore, e i dati ci dicono che effettivamente migliorano le capacità di attenzione, concentrazione e memoria. Ultimo, la dopamina è anche presente nell'ippocampo, una volta pensavamo fossero solo neuroni colinergici, e quindi mi rinforza la capacità di memoria. E che cosa nota quindi la donna? Va in amenorrea all'interno già della prima settimana di cura all'80% dei casi. Ma altro dato importantissimo per i medici e che differenzia questo farmaco rispetto per esempio agli analoghi è che gli analoghi del GNRH, che non potremmo dare per più di 3 mesi, danno un ipoestrogenismo quasi assoluto. Infatti la donna fa sintomi menopausali, simil menopausali. Questo farmaco invece consente livelli plasmatici tra i 40 e i 50 picogrammi per millilitro, e noi sappiamo che questa quantità
costante nel sangue ha una serie di benefici, innanzitutto per l'osso che viene totalmente mantenuto, diversamente dagli analoghi, per il cervello, per il benessere proprio ipotalamico, quindi tutta la vita neurovegetativa, e poi ricordo che il livello costante di estrogeni stabilizza i mastociti e quindi abbassa anche i livelli di infiammazione e soprattutto non espone la donna invece a quelle degranulazioni del mastocite, a quel peggioramento dell'infiammazione mestruale che si traduce in aumento dei sintomi catameniali.